Un caloroso bentornati a tutti qui sul canale per un nuovo appuntamento con l'informazione quotidiana nel mondo delle criptovalute, quindi iniziamo subito con una nuova puntata del TG Crypto. Come riportato in un recente articolo che ho scritto per il blog di BitcoinU.it, alla Corea del Sud, alla quale si aggiungono anche gli Stati Uniti, stanno incominciando a premere veramente molto per quanto riguarda la tassazione delle criptovalute. Per entrambi i paesi sembrerebbe che le prime bozze parlino di plusvalenze sui guadagni del controvalore ovviamente delle criptovalute nelle valute fiat. Sostanzialmente è la stessa situazione che stiamo vivendo noi in Italia per chi dovesse per l'appunto superare la soglia per 7 giorni continuativi di un controvalore del proprio portafoglio di criptovalute per i 51.460 euro o qualcosa simile. Insomma, se avete per 7 giorni consecutivi un capitale derivante dalle criptovalute che in controvalore all'euro supera questi 51.000 qualcosa euro, allora dovete dichiarare le plusvalenza fino all'anno. E questa sembra per l'appunto essere la direzione che secondo le prime bozze sembrano stiano intraprendendo entrambi i paesi. Lato Italia invece ancora non sembra esserci grandi stravolgimenti per quanto riguarda appunto la dichiarazione, che è obbligatoria, quindi se avete delle criptovalute bisognerebbe per l'appunto inserirlo nel quadro del RV della dichiarazione fiscale, mentre nel caso in cui aveste un capitale che eccede appunto la soglia di 51.000 e qualcosa, allora dovreste dichiarare le plusvalenze per pagare appunto il capital gain del 26% su quello che eccede i 51.000. Passiamo ora invece ad Ethereum, che ha concluso con successo il suo hard fork chiamato Istanbul, passando quindi alla nuova versione, ha portato ben 6 miglioramenti di efficienza e scalabilità alla propria rete. Per tutti coloro dovessero avere per appunto degli Ether, degli ETH, su wallet o su exchange, non dovreste avere nessun tipo di problema, salvo particolari avvisi per l'appunto derivanti direttamente dal fornitore del wallet o per l'appunto l'exchange, ma in linea di massima non dovreste fare nulla, insomma. Per quanto riguarda invece sviluppatori o validatori della rete, in quel caso dovranno aggiornare i loro client e vedere che le nuove modifiche apportate non siano in conflitto con gli smart contract, ma penso che chi se ne occupa già lo sappia. Passiamo ora invece a parlare di Bitfury, una società conosciuta principalmente in ambito di mining per le soluzioni per l'appunto di mining di criptovalute, che però negli ultimi anni ha sviluppato anche delle soluzioni di blockchain proprietarie, ed è questo il caso per l'appunto perché annunciano il lancio di un nuovo blockchain as a service, cioè una blockchain di chiaro indirizzo aziendale, quindi per capirci una sorta di Hyperledger, che è chiamata Exonum Enterprise, che grazie a un algoritmo di consenso proprietario dichiara di poter fare 5.000 transazioni al secondo. Ma la particolarità di questa blockchain è che si ancora a Bitcoin, fornendo così un grado di sicurezza sicuramente maggiormente elevato. Quindi abbiamo una soluzione ibrida in cui una soluzione aziendale, quindi una blockchain permissioned, può poi trasmettere in maniera anonima, quindi i dati inseriti su di essa, li può inserire tramite ad esempio degli hash all'interno della blockchain di Bitcoin per aumentare il grado di sicurezza. Così facendo si forma questa soluzione ibrida che sicuramente può essere un passo avanti, fornendo quindi da una parte l'elasticità e la scalabilità data dalle blockchain, diciamo così, chiuse, le blockchain aziendali, però poi avendo diciamo anche un risvolto sulla blockchain permissionless e pubblica come quella di Bitcoin. In futuro magari potremmo vedere questo come un nuovo trend che inizierà a svilupparsi. Apriamo ora invece la piccola rubrica exchange, perché da una parte abbiamo Coinbase che aggiunge supporto ad AI per la sua Coinbase Card, quindi tutti i possessori della Coinbase Card ora potranno spendere anche DAI, e dall'altra parte abbiamo Binance che introduce la possibilità di operare sui future Bitcoin ed Ethereum proprio della loro piattaforma anche attraverso applicazione già era disponibile per Android, ora disponibile anche per applicazione iOS, quindi casa Apple. È giunto ora invece il momento delle previsioni di Bitcoin, siamo arrivati a fine anno, le previsioni fatte inizio anno ovviamente non si sono rispettate, quindi è giusto darne di nuove. Questa volta riportiamo la previsione fatta durante un'intervista ad Anthony Pompliano, uno dei maggiori analisti nel settore delle criptovalute, cofondatore di Morgan Creek Capital, un fondo che investe in criptovalute, insomma un personaggio sicuramente molto conosciuto. Secondo l'analista, infatti, il fattore principale per Bitcoin è il tempo, in quanto dichiara che per l'appunto negli anni si sono susseguiti diversi trend come la tokenizzazione dei beni, il DeFi, le blockchain private, alla fine poi tutti sono sempre ritornati, l'attenzione riconverge sempre solo su Bitcoin. È solo per l'appunto una questione di tempo, che sia 6, 12 o 18 mesi, poi alla fine tutti
secondo per l'appunto Anthony, tornano su Bitcoin. E per questo nel 2021, quindi a un anno di distanza dall'halving, infatti lui nell'intervista per l'appunto dichiara che non si aspetta che il giorno dopo dell'halving Bitcoin schizzi sulla luna, anzi per l'appunto un anno dopo, a fine dell'anno successivo, vede però la quotazione di Bitcoin sui $100,000. E in chiusura riportiamo l'annuncio della pianificazione di nuuovi test nella città di Shenzhen e di Suzhou da parte della banca centrale cinese per il lancio della loro valuta digitale. Sembra proprio infatti essere scaturita una corsa contro il tempo in cui si vede anche ovviamente la banca centrale europea spingere verso la creazione di una valuta digitale, e proprio anche all'interno della comunità economica europea il governatore della banca centrale francese anch'esso spinge molto, avendo già dichiarato che nei primi mesi del 2020 anche loro faranno dei test per vedere l'implementazione, insomma, dei sistemi di pagamento con le valute digitali. Detto ciò ragazzi, io vi ringrazio come al solito per l'attenzione e ci vediamo alla prossima.